Un cittadino ucraino, Orleski Vitali, di 28 anni, è stato arrestato a Reggio Calabria. Sul giovane dall'ottobre 2022 pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'Interpol per un omicidio commesso in Ucraina. Sull'omicidio della dottoressa Francesca Romeo si indaga senza sosta alla ricerca di una svolta che possa gettare luce sul caso. Movente uno screzio per dei terreni? Falcomatà ha consegnato al ministro Salvini un dossier sulle infrastrutture necessarie a collegare la Calabria con l'Italia. Bilanci 2024, comuni della Calabria in panne, ANCI e UPI chiedono una deroga agli enti locali calabresi. Difficilmente rispetteranno la scadenza del 31 dicembre. Ancora proteste nella vallata dello Stilaro per il fermo lavori lungo la strada SP9 che da Pazzano porta a Mangiatorella. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne di genere presso l'Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino di Caulonia. Benvenuti all'informazione di Telemia. Un cittadino ucraino, Orleski Vitali, di 28 anni, è stato arrestato agli agenti delle volanti Reggio Calabria. Sul giovane dall'ottobre 2022 pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'Interpol. Sentiamo per altri particolari in questo servizio di Giuseppe Mazzaferro. Un cittadino ucraino, Orleski Vitali, di 28 anni, è stato arrestato dagli agenti delle volanti di Reggio Calabria. Sul giovane, dall'ottobre del 2022, pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'Interpol per un omicidio commesso in Ucraina. Il provvedimento riguardava anche il reato di maltrattamenti. Dai sistemi informatici in dotazione della sala operativa della questura, il soggetto risultava alloggiare in una struttura ricettiva di Reggio Calabria, dove però le volanti non lo hanno trovato. Estese le ricerche in tutta la città, la polizia lo ha rintracciato nei pressi di Piazza San Marco. Poi, in seguito alla perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di alcuni documenti che sono stati sequestrati. In particolare aveva addosso una carta d'identità polacca ed un passaporto ucraino. È stato accompagnato in questura, il ricercato sottoposto ai controlli e alle procedure del fotosegnalamento alla luce del mandato di arresto europeo è stato dunque fermato sia per i reati contestati in Ucraina che per il possesso di documenti falsi validi per l'espatrio. La carta d'identità polacca, in seguito agli accertamenti della scientifica, è risultata falsa. Maltratta per mesi madre, padre e sorella arrestato o bloccato dai carabinieri nel Crotonese dopo violenta aggressione. Leggiamo la nota, un quadro in vetro frantumato sulla testa del padre, schiaffi e pugni alla madre e colpi alla schiena della sorella intervenuta per difenderli utilizzando un bastone. E quanto accaduto alcune sere fa a Melissa provocando l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato un ragazzo di 28 anni. Dopo l'intervento dei sanitari, le vittime hanno denunciato formalmente il ragazzo, descrivendolo con un quadro fatto di violenza fisica e psicologica che andava avanti da almeno un paio di mesi. Omicidio Romeo. Gli inquirenti seguono varie piste, tra cui quella legata ai terreni. Indagini a tutto campo. Sull'omicidio della dottoressa Francesca Romeo si indaga senza sosta alla ricerca di una svolta che possa gettare luce sul caso. Gli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria sono al lavoro su più fronti, coordinati dal procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti, dall'aggiunto Santo Melidona e dal PM Elio Romano. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista, forse qualche richiesta particolare fatta alla professionista della Guardia Medica di Santa Cristina d'Aspromonte nei giorni precedenti al delitto, e questo è un po' il punto di domanda, oppure qualche contrasto legato ad alcuni terreni di proprietà sul territorio di Seminara. Anche quest'ultimo interrogativo resta legato a un elenco di ipotesi molto ampio. Le nebbie sulla triste vicenda della dottoressa uccisa brutalmente sabato scorso restano dense, evidentemente. Due colpi di fucile per lasciare un segno di sangue, l'ennesimo in un territorio colpito al cuore troppe volte. Due tipi di cartucce usate, una a palline e una a palla asciutta. Strumenti di morte che stridono con la storia di Francesca Romeo, donna e professionista stimata, per nulla assimilabile ad ambienti criminali.
Un mistero complesso dunque, ma mentre vanno avanti le indagini, nel frattempo cresce l'indignazione dell'opinione pubblica calabrese per un caso di cronaca nera capace di ricollegare il filo di alcuni omicidi simili per metodologia accaduti nel recente passato in provincia di Reggio. Un'azione di ricordo e confronto che nulla aggiunge agli approfondimenti investigativi, ma che marca la distanza tra la comunità regionale sana e chi ancora pretende di spalancare l'abisso della prevaricazione e del dolore per imporre una legge arcaica e criminale. Era il 2005 quando il dottor Fortunato La Rosa veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco sulla strada provinciale poco fuori il centro montano di Canalo. I killer, appostati in prossimità di una curva, fecero fuoco colpendo l'oculista al volto. L'occupazione abusiva delle terre per il pascolo delle vacche sacre all'origine dell'omicidio. Il 9 dicembre 2020 i coniugi Giuseppe Cotroneo, di 58 anni, e Francesca Musolino, di 51, vennero uccisi a colpi di fucile nella campagna di Calanna mentre erano intenti a raccogliere le olive. Il movente, rintracciato dagli investigatori nei giorni successivi, parlava di dissidi sulla proprietà di un terreno. Per questo duplice omicidio è stato condannato all'ergastolo un cugino della coppia. Storie che tornano dal passato come bagaglio per comprendere l'attualità, in attesa che una svolta nelle indagini dica perché è stata uccisa la dottoressa Francesca Romeo. Verso la sentenza, il processo d'appello Eliantus, che vede sul banco dei imputati 16 persone ritenute componenti l'Andrina Labate, la presunta cosca della cintura urbana di Reggio, Gebbione e Sbarre. Il processo di primo grado, con rito abbreviato, si è concluso con 16 condanne, la maggior parte delle quali più che pesanti. Nel complesso il gruppo inflisse 2 secoli di carcere. Farmaci guasti o senza consenso, interdetti 2 medici al GOM, l'ospedale di Reggio Calabria. Servizio di Maria Teresa Griniti. Urina, sporco diffuso e anziani affetti da scabbia. E questo è lo scenario che si presenta davanti ai carabinieri della NAS, che hanno subito sequestrato la struttura Domus Aurea senza permessi e che non allaccio abusivo della corrente elettrica. Era infatti il 29 giugno del 2023 quando il NAS dei carabinieri di Reggio Calabria entrò nella struttura Domus Aurea a Gallico, frazione di Reggio Calabria. Lo scenario davanti ai loro occhi è sconcertante. Una situazione che ha subito spinto i militari a chiedere il sequestro d'urgenza dell'intera struttura, poi convalidata dal GIP il 4 luglio scorso. Durante il controllo i militari hanno trovato 31 ospiti, tutti incapaci di provvedere autonomamente a loro stessi. Oggi l'epilogo di questo sequestro, con gli arresti ai domiciliari del rappresentante legale Mariangela Di Benedetto e il suo compagno Luigi Moragas, indicato come il gestore di fatto della casa di riposo. Per i NAS tutti gli ambienti erano in pessimo stato per lo sporco presente. All'interno del frigorifero vi erano circa 6 kg di carne congelata arbitrariamente e 20 uova scadute di validità che sono stati sequestrati per il cattivo stato di conservazione. Particolarmente gravi erano soprattutto le condizioni igieniche, dove nei pavimenti e nei sanitari vi era la presenza di feci, urine e resti di pannolini sporchi. Nella lavanderia poi gli indumenti degli anziani erano buttati in terra, accatastati senza nessuna cura. Nel locale medicheria poi, all'interno del frigorifero, sono state ritrovate 11 confezioni di medicinali e 11 penne preriempite di insulina scadute di validità, che sono state sequestrate poiché detenuti guasti o imperfetti. Le condizioni di assoluto degrado della Domus Aurea Santa Rita SRL sono state accertate anche dalla relazione del servizio welfare del comune di Reggio Calabria, arrivato prontamente sul luogo dopo la chiamata dei militari. Nel documento sono elencati ed identificati tutti e 31 ospiti, molto trascurati nell'aspetto, abbandonati a se stesso, con evidente stato di sofferenza fisica e psichica, lasciati in una condizione di totale incuria, tanto che 8 di essi risultavano affetti da sospetta scabbia, effettivamente poi diagnosticata attraverso gli accertamenti preliminari compiuti dal GOM di Reggio Calabria. L'autostrada A2 del Mediterraneo è stata questa mattina temporaneamente interessata da forti rallentamenti per più incidenti che hanno coinvolto 10 auto nel tratto tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme.
Secondo quanto si è appreso, non si tratta di un unico incidente, ma di più scontri tra vetture, forse causati da un primo incidente. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il personale di ANAS, il 118, e la polizia stradale per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. Palcomatà al ministro Salvini, un dossier sulle infrastrutture necessarie a collegare la Calabria con l'Italia, dal sindaco metropolitano, un documento che punta allo sviluppo del sistema portuale, aeroporto, statale 106, alta velocità ferroviaria e strade interne. Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha incontrato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, al quale ha consegnato il suo dossier sulle priorità che riguardano il suo ministero per il territorio reggino. All'interno del dossier sono state raccolte le problematiche relative alla portualità, al rilancio dell'aeroporto dello Stretto e naturalmente è stata chiesta al ministro Salvini anche maggiore chiarezza sugli investimenti generali rispetto a tutta la statale 106 ionica in Calabria. Decisiva anche la questione dell'alta velocità, presentata al governo con la richiesta di dare mandato ai tecnici di lavorare sul tratto più semplice e diretto e non sacrificare l'opportunità privilegiando interessi privati. Ritengo che dobbiamo approfittare della presenza dei rappresentanti del governo sul territorio, ha affermato Falcomatà, per porre questioni di interesse generale che riguardano lo sviluppo della nostra area metropolitana e la risoluzione di questioni annose. Siamo in un momento di grandi cambiamenti, con grandi risorse da mettere a servizio dei territori e dei cittadini. Credo che la Calabria non possa sprecare questa occasione e che la città metropolitana di Reggio Calabria non debba perdere una chance per mettersi al passo con le grandi metropoli europee. Siamo anche in una fase decisiva, di spinta decisiva del governo sull'avvio dei lavori del ponte sullo Stretto, stando a quanto ha detto il ministro Salvini. Ecco perché le infrastrutture di collegamento, le infrastrutture di passaggio che mettono in correlazione non solo Calabria e Sicilia, ma la Calabria con il resto del paese, l'Italia con il resto dell'Europa, debbano essere ammodernate. Il tema in generale delle infrastrutture debba essere affrontato in maniera integrata. Quindi all'interno di questo dossier ci sono le problematiche relative alla portualità, relative all'aeroporto di Reggio Calabria. Naturalmente abbiamo chiesto al ministro Salvini una parola di chiarezza non soltanto rispetto agli investimenti sulla tratto della 106, perché da quello che abbiamo sentito da ANAS questa 106 parrebbe fermarsi a Catanzaro come investimenti previsti, e naturalmente questo non va bene nell'ottica di unire il paese. Abbiamo chiesto una parola di chiarezza rispetto al trattato dell'alta velocità, nella piena consapevolezza e dandola l'indicazione, la richiesta, consegnando la richiesta al governo di dare mandato ai tecnici di lavorare sul trattato più semplice e più diretto, perché se di alta velocità si tratta, noi non possiamo sacrificare questa opportunità rispetto a interessi locali che invece dovrebbero essere messi da parte in questa fase. Quindi sommariamente questo, naturalmente poi anche le altre problematiche che puntualmente i sindaci della città metropolitana hanno messo in evidenza relativi a tratti di strade interne che sono di competenza ANAS, tutto nell'ottica di una proporzionalità di investimenti che deve avvenire fra le varie province della Calabria. Una nota che arriva da Reggio Calabria, firma di Massimo Ripepi, consigliere comunale, nonché presidente della Commissione Controllo e Garanzia. Abbiamo appreso, scrive in questi giorni, che il ministro Salvini sul tema dell'aeroporto e lo stretto è pervaso da una preoccupazione che lo attanaglia. Vorrebbe che lo scalo reggino crescesse, come e quando non si sa, ma per carità non a discapito di quello di Lamezia. Sulla questione negli anni ne abbiamo sentite tante, ma questa è la fra meno potabile. Questo ministro del Nord è stato edotto che la sacra di Lamezia, con la complicità di traditori fuori e dentro le mura cittadine, ha distrutto la nostra struttura aeroportuale in modo cinico e brutale, riducendo l'attività abolitiva al limite della sopravvivenza. Gli hanno spiegato i vecchi e nuovi militanti regini che è stata devastata all'interno e all'esterno dello scalo ogni minima attività commerciale. Quale progresso immagina il ministro per il nostro scalo che non penalizzi quello lametino, se le due realtà non sono minimamente equiparabili? Un moribondo pronto ad esalare l'ultimo respiro ha bisogno dello stesso aiuto di uno sano e vegeto, rimarca Massimo Ripepi. Da Reggio Calabria andiamo a Crotone, crisi a Crea, si apre uno spiraglio ma ancora non c'è soluzione. Sentiamo.
Il tempo stringe, il 31 dicembre si avvicina sempre più. Entro questa data andrà rinnovato il contratto di servizio per la prosecuzione del servizio di Acrea, la società partecipata al 100% dal Comune di Crotone che si occupa della raccolta dei rifiuti. Al termine del terzo tavolo pare ci sia uno spiraglio per la vicenda, anche se ancora una soluzione concreta non è stata trovata. Tutto gira intorno a due parametri chiari e rigorosi: l'economicità e la qualità del servizio. Alberto Padura, presidente di Acrea, la spiega così. Il risultato è che stiamo cercando di andare in direzione della sottoscrizione del contratto di servizio, con ovviamente ancora delle posizioni che sono distanti, però si è comunque arrivato a una determinazione dell'importo di massima del contratto, che è 6,7 milioni oltre IVA, e abbiamo aperto un tavolo permanente con i sindacati in azienda per cercare di capire quali possono essere i costi da ottimizzare per poter raggiungere un possibile pareggio di bilancio. Sulla riunione il segretario della UIL Fabio Tomaino commenta. C'è una novità, che ci sono 670.000 euro in più sulla trattativa, perché la somma che aveva previsto il Comune è oltre IVA, quindi c'è questa somma su cui si può contare, che accorcia ovviamente il divario tra quanto chiedeva Crea e quanto voleva dare il Comune. Adesso la palla passa da Crea, ma non si è mai spostata, perché la capacità manageriale di sviluppare un piano industriale è una prerogativa di qualunque discussione, di qualunque possibilità che Acrea possa rimanere in vita. Quindi ora insieme al CDA cercheremo di vedere quali sono quelle forme di ottimizzazione dei costi, anche che possono riguardare il personale senza sacrificarlo troppo, ma ripeto, l'idea industriale deve nascere da Acrea, che comunque sarà sottoposta a determinati obiettivi. Il primo cittadino Vincenzo Voce anche in questa occasione ha ricordato che si lavora per trovare una soluzione. Sono fiducioso che responsabilmente chiuderemo il cerchio, come si dice, e quindi quanto prima credo che ci saranno le condizioni per chiudere questo contratto di servizio che ci sta facendo un po' disperare. Io l'ho detto più volte, sono il sindaco di tutti, il sindaco anche dei cittadini che troppo spesso vedono un servizio non all'altezza. Ci sono delle criticità nella società, in Acrea, e stiamo cercando un po' di limarle per offrire, oltre alla continuità del lavoro, anche un servizio che deve migliorare. Nota dalla Regione, consigliere Lecce, ex sindaco di Soverato, consigliere regionale, 17 anni per avere giustizia. La sua nota, leggo uno stralcio ovviamente, nel luglio del 2006 ci ricorda il consigliere una tremenda alluvione che molti ricorderanno si abbatteva sulla città di Vibo Valentia, in particolare nella frazione Marina, facendo registrare 3 morti, tra cui un bambino di soli 16 mesi, quasi 100 feriti e danni per quasi 200 milioni di euro. In quell'occasione molte famiglie perdevano tutto, privati cittadini così come attività commerciali e imprenditori venivano messi in ginocchio da quella terribile tragedia, che è stata anche un colpo durissimo per la già fragile economia del territorio. Ebbene, circa un anno e mezzo fa sono stato contattato da uno di questi imprenditori che a distanza di anni non aveva mai ricevuto i contributi che gli spettavano e per cui aveva già fatto la richiesta molti anni prima. Con caparbietà e determinazione ho voluto andare in fondo alla cosa per capire dove risiedesse il problema. Mi sono recato più volte presso gli uffici preposti in Regione Calabria finché, insieme ad alcuni funzionari della Protezione Civile, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo individuato il fascicolo e capito quale fosse il problema: una semplice formalità burocratica, la mancanza di alcuni dati all'interno di un documento che avevano fatto incagliare la procedura e che abbiamo risolto, dice Alecci. Quindi dopo 17 anni, finalmente giustizia. Vediamo se ci sarà giustizia, tra virgolette, per i comuni. Bilanci 2024, comuni in panne, ANCI e UPI chiedono una deroga. Con i comuni, diversi in Calabria, che sono riusciti a chiudere i bilanci di previsione 2023, soltanto in questi ultimi giorni, rispettate la scadenza del 31 dicembre, per approvare quello concernente il triennio 2024-2026, è davvero utopistico. Diverse sollecitazioni a procrastinare sono già arrivate in tal senso dai territori, tali da spiegare i vertici nazionali di ANCE e UPI a inoltrare una formale richiesta al governo
I due presidenti, Antonio De Caro e Michele De Pascale, hanno inviato una missiva al ministro Piantedosi per chiedere una proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 31 marzo 2024. De Caro e De Pascale ricordano il pesante contributo richiesto a comuni, città metropolitane e province dalla legge di bilancio per il 2024, pari a 250 milioni di euro. L'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale nel 2024 della certificazione delle risorse Covid, l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e gli effetti dell'applicazione del contratto nazionale 2019-2021 del personale del comparto e da ultimo i ritardi nell'erogazione delle anticipazioni delle risorse per gli investimenti del PNRR con le obbligatorie anticipazioni di cassa. Per i presidenti di ANCI e di UPI tali circostanze rendono estremamente complesse e difficile l'approvazione dei bilanci di previsione entro il 31 dicembre 2023, da qui la richiesta di proroga previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000. Il punto chiave della vicenda è dato dall'esplosione del fenomeno dei comuni senza bilancio. L'anno scorso erano 102, il doppio esatto dei 51 del 2021, che a loro volta duplicavano i 25 del 2020. I territori dove il problema è più marcato, manco a dirlo, è ancora una volta il Sud, Sicilia e Calabria, secondo quanto rilevato dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche, a cui tutti i bilanci vanno inviati, sono le due regioni con più alto numero di amministrazioni che hanno presentato i documenti contabili previsionali proprio sul filo di lana e dopo aver usufruito di più deroghe concesse a livello nazionale. Si capisce bene che siamo di fronte a una questione che non è solo tecnica, ma soprattutto politica. Già perché il bilancio di previsione è l'equivalente comunale della manovra nazionale, quindi rappresenta l'atto politico fondamentale all'interno del quale si decide quanto chiedere ai cittadini, contributi e tariffe e come spendere quelle risorse. Va da sé che quando il bilancio non è approvato, il comune può operare solo in dodicesimi, in altre parole, attraverso una gestione provvisoria in cui puoi spendere ogni mese un dodicesimo degli stanziamenti dell'anno per ottemperare almeno ai pagamenti obbligatori. Tutto questo senza contare un PNRR che impone scadenze rigide, adempimenti da non mancare e amministrazioni locali in perenne ritardo su tutti gli appuntamenti di contabilità locale. Insomma, il cortocircuito è servito, con ricadute negative spesso a carico della collettività. Reggio Calabria ha la sua prima prefetta, Clara Vaccaro, si presenta alla città, dagli sbarchi ai commissariamenti dei comuni, tanti temi sul tavolo di lavoro. Reggio Calabria ha il suo primo prefetto donna, Clara Vaccaro, che si presenta alla città dopo il prefetto Massimo Mariani. Tanti temi sul tavolo, dagli sbarchi agli scioglimenti dei comuni. Un labirinto molto grosso, dice. Nata a Messina, laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma e specializzata in diritto amministrativo all'Università Federico II di Napoli, Clara Vaccaro in passato ha svolto anche il ruolo di prefetto ad Arezzo. Già vice capo dipartimento e direttore centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è destinata a svolgere anche l'incarico di commissario straordinario del governo per l'area del comune di San Ferdinando. Nella sua prima intervista dice: non sono una fondista, non sono per lo scatto, i veri risultati, dice, si vedono dopo un lavoro costante e attento. Avete un mare spettacolare, io avevo tanto bisogno di mare, sono anni che desideravo di tornare al mare, e perché Reggio Calabria è una città aperta, una città solare e il territorio si conosce camminandoci sopra, perché così si sentono meglio i rumori, gli odori, si sente la vita della città, altrimenti se si rimane chiusi c'è un silenzio che non comunica. In questi giorni di incontri istituzionali lei ha detto punto molto sulla collaborazione.
Assolutamente necessario, le istituzioni debbono lavorare insieme, parlare e aiutarsi reciprocamente, è il solo modo per affrontare tutti i problemi. Qui ho trovato un tessuto assolutamente già, come dire, predisposto in questo, con un'enorme collaborazione e quindi credo che sia, diciamo, l'approccio giusto. Passo lento, costante, che va lontano però. Ma molto lontano. Il territorio è fondamentale, io sono al servizio del territorio, e le priorità me le darà il territorio, dobbiamo dialogare con il territorio. E le emergenze sono emergenze di tutti, i problemi sono problemi di tutti, quindi le dobbiamo risolvere insieme. Reggio è una città complessa, forse più complessa, ma ormai tutte le realtà cittadine hanno le loro complessità diverse dal territorio, ma tutte sono realtà complesse, il mondo ormai è complesso, interconnesso e complesso. Andiamo a Filadelfia, scrive il sindaco Anna Bartucca, la sicurezza dei ragazzi è una nostra priorità. Anna Bartucca, sindaco, parte di una pietra angolare della sua civica amministrazione per annunciare l'acquisto di un nuovo scuolabus comunale. Il mezzo moderno e fiammante Iveco Daily che vediamo è già a disposizione di tutti gli alunni della materna, elementare e media. Da ora in poi li accompagnerà nei loro itinerari quotidiani, col freddo e con il caldo, in piena e totale sicurezza, dice la sindaca, coprirà l'intero territorio cittadino, comprese le corse, centro, abitato, frazione e ritorno, garantendo comfort, affidabilità, tecnica all'avanguardia, minori consumi. Ancora proteste nella vallata dello Stilaro per il fermo lavori lungo la strada SP9 che da Pazzano porta a Mangiatorella. Ugo Franco. C'era stato grande entusiasmo alla notizia diramata a dicembre dello scorso anno dalla città metropolitana di Reggio Calabria dell'imminente intervento sul tratto di strada SP9 che collega Pazzano a Mangiatorella e Ferdinandea di Stilo. Pochi mesi ed ecco l'inizio lavori per un importo di 450.000 euro della ditta BNG Costruzioni di Platì che, come previsto da contratto, avrebbe dovuto completare l'arteria entro 120 giorni. Subito l'intervento alle cunette e ai parapetti, quando dopo un mese tutto si blocca e la ditta non si fa più viva. Si è pensato, il commento dei lavoratori dell'azienda Mangiatorella, a un probabile fermo lavori per periodo di ferie. A ottobre ancora nulla e ora che abbiamo superato metà novembre ecco di nuovo le proteste contro Metro City, anche perché proprio ieri l'ennesima rottura del pullman che trasporta i lavoratori della Mangiatorella finito in una delle tante buche del manto stradale. Questo è quello che succede in questa strada. Ecco il pullman di Federico che giornalmente porta i lavoratori a Mangiatorella, alla ditta di Mangiatorella dove c'è l'azienda dell'acqua. Ecco quello che succede. Nicola Lamberti, autista della ditta Federico, inveisce contro le istituzioni e i politici locali che lasciano questo territorio nel completo abbandono. Io ero col servizio, in aiuto sono venuti i colleghi qua. E quindi questo capita spesso? Capita spesso, sì. Io percorro questa strada tutti i giorni, è una muletiera, non si può camminare. Io ho fatto anche una denuncia 3-4 anni fa ai carabinieri a Stilo, alla stazione di Stilo, ma qua non si vede nulla. Mentre si sta riparando il guasto al pullman, ecco l'arrivo di Pino Chiodo, imprenditore che con il suo camion sta portando l'acqua a valle. Eravamo convinti che avrebbero fatto qualcosa, ma mi sembra che la regione Calabria non funziona più. Ho chiuso, va a vedere gli incendi, in colpo questo, in colpo quello, ma delle strade mi sembra che non ne vuole proprio sapere. Speriamo che si sbrighi a fare qualcosa, come siamo ridotti. Ci dobbiamo fermare e poi ripartire di nuovo. Lei ogni giorno fa questa strada? Tutti i giorni, tutti i giorni. E poi porta l'acqua? L'acqua in giro, la strage, si verno, l'occhi. E purtroppo ci stanno costringendo a non poter più salire. Ma ce la fa con vendendo l'acqua? Basta guardare dietro le gomme, le ho dovute mettere l'altro giorno. 1.100 euro di gomme, a me che me le dà tutte queste cose. Facciamo guasti continuamente. E quindi speriamo che qualcuno si prenda la benedetta responsabilità di provvedere a sistemare questa strada, almeno le buche, perché ormai sicuramente l'asfalto diranno che fa freddo e non va bene, e quindi speriamo almeno che tappino le buche. Buonasera. Buon lavoro. Grazie. In tanti a chiedersi perché questo fermo lavori e qualcuno crede che la motivazione sia dovuta al mancato trasferimento della somma da parte della regione Calabria
a Metro City e quindi alla ditta. Ciò fa ricordare le parole di qualche mese fa del sindaco facente funzione Carmelo Versace a Camini per l'intervento sulla strada SP96 stilo Camini. Aveva detto: ci chiedete un impegno formale sulla SP96 che prendiamo e prepareremo subito la progettazione che finirà poi nelle mani della Regione Calabria e mi auguro possa essere portata avanti. Lei lavora all'azienda di Maggiadorella? È capitato spesso questo? Non si può camminare in questo modo. E adesso che arriva la nebbia, l'inverno, che fate? Nebbia, neve. Che ci dobbiamo appellare? Vogliamo fare un appello? A chi lo dobbiamo fare questo appello? Io te l'ho già detto, ho fatto denuncia ai carabinieri, non si è mosso nulla, non lo so, ai nostri politici forse, non lo so. Il periodo delle elezioni, vengono tutti per voti, poi scappano chi a destra, chi a sinistra. Perché poi alla fin fine è sempre una volontà politica. Certo, la volontà politica. Qua non facciamo altro che tutti i giorni, tutte queste buche. I mezzi si rovinano pure. Si rovinano i mezzi e ci siamo rovinati noi. Sarebbe corretto infine, da parte dei politici della zona, fornire chiarimenti su questo blocco dei lavori. Ci fermiamo per la pubblicità. Parità di genere nel lavoro, focus degli avvocati crotonesi. Andiamo a questo incontro. La parità di genere nel lavoro, dalla nozione di discriminazione alla certificazione di parità nel codice delle pari opportunità, il tutto alla luce di alcune modifiche introdotte nel 2021 dalla legge 162. Argomenti trattati a Crotone nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ordine degli Avvocati. Iniziative di questo tipo sono iniziative molto preziose per il nostro territorio nazionale e per il nostro territorio regionale. Confrontarsi su questi temi, riflettere su questi temi è di estrema importanza e interesse perché, malgrado l'esistenza di una pluralità di norme in materia ormai tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, noi continuiamo a registrare su questi versanti e su queste tematiche ancora un'enorme necessità di formare gli operatori del diritto. La stessa Commissione europea, nelle relazioni di verifica dello stato di attuazione delle direttive, rimprovera il nostro Paese proprio sul versante formativo degli operatori del diritto. Quindi oggi quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio mettere in evidenza i tratti più significativi, i punti nodali di questo sottosistema normativo che è il diritto antidiscriminatorio del lavoro. L'incontro è stato voluto fortemente da Tonia Stumpo, consigliera di parità della Regione Calabria. L'occasione è il 25 novembre, ma siamo su questi temi a tutto tondo tutti i giorni. La questione è tenere sempre alta la guardia sulle politiche contro la violenza. Io penso come pensano alcuni, senza meglio specificare i nomi, perché non appartiene alla destra né alla sinistra le politiche di genere, ma ci si libera dalla vicenda che è molto pericolosa, intanto con una educazione all'affettività, ma soprattutto con la liberazione dallo stato di bisogno economico che attanaglia comunque le donne in generale. Per cui per me il tema fondamentale è il lavoro e come fonte di liberazione e di emancipazione delle donne. Altro incontro questa mattina all'Auditorium Casa della Pace, Angelo Frammartino a Caolonia, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere. Presso l'Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino a Caolonia si è svolto un incontro dedicato alla tematica legata alla lotta alla violenza sulle donne di genere. Tema di sensibile attualità che la Commissione per le Pari Opportunità Iole Santelli e del Comune di Caolonia ha desiderato trattare con gli studenti, i corpi della polizia e il supporto di personalità autorevoli in materia.
In quanto Presidente della Commissione Pari Opportunità, Iole Santelli, siamo estremamente emozionate nella realizzazione di questa giornata dedicata alla lotta alla violenza sia di genere ma soprattutto sulle donne, tema di sensibile attualità che abbiamo voluto affrontare in particolar modo con i ragazzi a partire dai 13 anni in poi. Infatti riteniamo che il ruolo della Commissione in quanto ente istituzionale, organo consultivo del Comune di Caulonia, debba essere vicino al ruolo pedagogico che svolgono sia i genitori, i familiari e in particolar modo la scuola. Sono temi che bisogna affrontare nel quotidiano, poiché sono realtà sommerse che sembrano lontane da noi, ma che in realtà sono diventate una vera e propria piaga sociale. Siamo qui per lanciare un messaggio di solidarietà ai ragazzi che li permetta di avere fiducia in quelle che sono le istituzioni, fiducia in quelle che sono le forze dell'ordine e di non sentirsi isolati in questo contesto, ma partecipi invece di una comunità solidale che li permetta di sviluppare la loro personalità e di diventare non solo bravi studenti, non solo bravi ragazzi, ma soprattutto brave persone. Consapevoli dell'importanza dell'ambito pedagogico educativo, la CPO Santelli ritiene appunto che sia indispensabile il coinvolgimento delle scuole e della grande comunità nei processi di sensibilizzazione e contrasto a qualsiasi forma di violenza. È diventata una piaga che questo Paese non può più tollerare. Questa iniziativa che vede la presenza delle forze dell'ordine, delle istituzioni che devono fare rete, della scuola. Oggi ci sono tanti ragazzi qui che certamente ascolteranno anche delle testimonianze, perché avremo delle testimonianze. Come dire, i messaggi devono continuare ad essere lanciati, però serve un qualcosa ed io credo che istituzioni, scuola, forze dell'ordine siano, come dire, i giusti riferimenti perché si possa uscire da questa piaga. Quest'oggi sarà molto importante e molto toccante perché insieme alla Commissione Pari Opportunità Iole Santelli del Comune di Caulonia e all'assessorato che ha voluto fortemente questa giornata ci saranno delle testimonianze di donne che hanno subito violenza, perché pensiamo che la sensibilizzazione sia veramente un punto cruciale e fondamentale affinché determinati atti, determinati modi di agire nei confronti delle donne debba essere debellato. Proprio alla luce di quello che è successo in questi ultimi giorni, ricordiamo appunto quello che è accaduto alla povera Giulia, dobbiamo e non possiamo restare indifferenti, dobbiamo far sì che alle donne venga ridata la dignità giusta e lo possiamo solo fare grazie alla sensibilizzazione che viene fatta costantemente con i ragazzi, sin dalla piccola età, proprio per far capire la necessità di un cambio di cultura proprio nell'approccio verso le relazioni con la donna, proprio perché l'affetto, l'amore non può essere dimostrato con il possesso, ma deve esserci di fondo una grande libertà. Noi siamo qui per farlo quest'oggi, lo facciamo appunto come Commissione Pari Opportunità, unitamente appunto all'amministrazione comunale, e lo faremo con le forze dell'ordine e lo faremo soprattutto con i ragazzi che sono i destinatari veri di questo importantissimo messaggio. Uno strumento davvero utile di grande riferimento all'interno del contesto territoriale che vuole rendere i minori più consapevoli riguardo le misure di contrasto agli abusi, di supporto e accrescere la loro fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. Con piacere io ho accolto al volo questa occasione proprio per non solo parlarne oggi ma parlarne sempre, per sensibilizzare sempre dell'argomento dell'antiviolenza che è veramente una piaga sociale alla luce degli ultimi fatti che sono successi. Siamo sempre vicini, costantemente sul territorio per portare aiuto a donne, minori, fasce deboli, persone veramente che sono in una situazione di degrado psicofisico, culturale, sociale, di violenze continue perpetrate anche nei confronti di minori. Infatti quelle che sono state le mie attività processuali che sono tuttora riguardano proprio il codice rosso. È fondamentale infatti avere una sinergia fondamentale sia con le forze dell'ordine, con la magistratura, che io noto in alcuni casi, anzi posso dire che per le mie attività processuali che ho svolto è stata molto ma molto sensibile alla tematica, e quindi le donne che io sono riuscita con il loro aiuto, perché bisogna dire che le donne devono sempre autodeterminarsi nel prendere in mano la loro vita,
vita, hanno deciso, diciamo, di uscire da quella spirale di violenza per poter poi riprendersi la vita, appunto, a 360 gradi. Io infatti non faccio mai in modo che la vittima venga, diciamo, coartata e quindi venga, diciamo, quasi indotta a fare questa denuncia, che è fondamentale, ma deve capire a che cosa andrà incontro. Andrà incontro a quelle che saranno la successiva violenza dell'uomo violento, dell'uomo che l'ha annullata, andrà incontro invece ad una vita migliore. Sono tutti degli interrogativi che si porrà, ma sarà una donna sicuramente libera di volere, di sperare e di crederci ancora. Ricordiamo che il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e non è solo rivolta al contrasto delle violenze subite dalle donne, ferite nel corpo e nell'anima, ma anche a coloro che ne assistono e vivono in maniera indiretta, in maggior modo i minori. Credo che questo sia un tema di fondamentale importanza da discutere, affrontare, soprattutto con i più giovani, iniziando dai bambini alla tenera età. È una problematica davvero, davvero molto brutta, che deve essere affrontata e risolta. Spero che soltanto parlando e educando, tra virgolette, la società attuale si possa risolvere questo problema e la violenza, come dicevo prima, sulle donne di genere sia soltanto un ricordo del passato. Questi temi devono essere affrontati iniziando dalla famiglia, alle scuole e anche la politica, perché noi, il legislatore, deve avere un'attenzione maggiore su questo tema, inasprendo per esempio le pene e addirittura educando, come dicevo prima, la società, perché secondo me è l'unico modo, oltre alla pena, è quello di educare la società, i giovani soprattutto, iniziando dai più giovani, a non commettere questi tipi di reati. Diagnosi precoci per avere grandi risultati e guarigioni, istituzione del servizio di telemedicina oncologica sono stati i due argomenti principali che hanno caratterizzato il seminario divulgativo tenutosi a Siderno nell'ambito della manifestazione Un calice per la vita, organizzata dall'Associazione Angela Serra Ricerca sul Cancro, progetto Nole Servizio. Credo che in un'occasione come questa non si possa che parlare dell'importanza della diagnosi precoce. Siamo in un momento storico in cui abbiamo bisogno di curare sempre meglio chi soffre di una malattia oncologica. E forse la sentono meglio con questo, oppure lo avvicini comunque. E per poter curare meglio abbiamo bisogno di fare diagnosi precoci. Quindi l'invito per tutta la cittadinanza è di prestare sempre molta attenzione ai messaggi del proprio corpo, a rivolgersi al medico di medicina generale. Quando necessario, non trascurare il passaggio dall'urologo, soprattutto mi invito ai maschietti, e tenere presente che ricerca e diagnosi precoce vogliono dire poter aiutare noi stessi. Aiutare noi stessi ad avere una vita migliore, di qualità migliore, più lunga. Quindi l'investimento in ricerca è un investimento che si traduce in cure più efficienti e aiuto per la comunità. Sicuramente oggi la malattia oncologica può essere guarita se presa in tempo e gestita in ambiente specialistico adeguato. In questo senso la Calabria è una realtà che è ben attrezzata, perché i professionisti che orbitano in questa area geografica non hanno nulla da invidiare a quelli che sono altrove. Dobbiamo sicuramente metterli nelle condizioni di lavorare meglio, dobbiamo aiutarli avendo delle infrastrutture in grado di poter operare al meglio e in linea con quelle che sono le strutture all'avanguardia. È doveroso un ringraziamento sia ai cittadini, a voi cittadini tutti, un ringraziamento è che senza la vostra generosità, la vostra grande, il vostro grande animo
animo aperto e generoso, diciamo, non si poteva arrivare a questo. Dal primo di gennaio di questo anno fino al 30 settembre noi abbiamo effettuato circa 2650 prestazioni come chemioterapie, e nello stesso periodo abbiamo eseguito circa 5250 visite, tra prime visite, visite di follow-up e visite senologiche. Nel concreto, per i nostri maschietti Locridei, qual è l'età giusta per iniziare a pensare di fare prevenzione per, come ad esempio, per un tumore della prostata, e nel concreto cosa bisogna fare? Allora, partirei da due cose molto semplici. La prima è: c'è familiarità per un problema urologico? La seconda è: ho dei disturbi urologici, ho bisogno soprattutto la notte di alzarmi tante volte per urinare? Ecco che se questi due fattori fossero presenti, io abbasserei la soglia della prima visita urologica. Non dobbiamo creare allarmismo, però quando ho una familiarità e ho dei disturbi, sarebbe bene, direi indipendentemente dall'età, fare riferimento all'urologo. C'era scetticismo perché, diciamo, devono essere sempre gli altri a darci una sanità migliore, oggi diciamo no. Non ci stanchiamo mai di ringraziare i nostri medici che in prima linea ogni giorno, nonostante tutte le fatiche, nonostante tutte le situazioni limitate, ci garantiscono il loro servizio, ci garantiscono davvero di poter essere curati. Nell'ambito di, diciamo, un progetto che voglia andare in questa direzione, cosa ne pensi della possibilità di sviluppare le pratiche di teleconsulto? Teleconsulto vuol dire la possibilità di lavorare da remoto laddove possibile, confrontarsi tra specialisti a un costo decisamente limitato, veramente irrisorio, e grazie anche qui all'attivazione di canali che sembrano la fine del mondo, ma che in realtà sono relativamente semplici poi da strutturare. L'impegno che sta mettendo l'Associazione Angela Serra per aiutare i cittadini della Locride a regalarsi il NOLE, la nuova oncologia, non si vuole fermare alla parte di progettazione che abbiamo già abbondantemente illustrato e per la quale i lavori sono già cominciati, ma abbiamo saputo che il piano superiore a quello dove si trasferirà il NOLE presto ancora è in parte utilizzabile. Ecco, una serie di servizi come questi della telemedicina, dell'acquisizione di immagini, della scannerizzazione di immagini, sicuramente, lo diciamo agli amministratori che sono qui presenti, potrebbe essere il secondo step, la seconda parte di questo progetto di arricchimento tecnologico della oncologia di Locri, che non deve significare per forza comprare macchinari milionari tutti i giorni. È sufficiente organizzare al meglio quello che c'è e cercare di utilizzare le professionalità che non sono presenti sul territorio sfruttando la tecnologia. Oggi no, si può parlare a distanza, si possono trasmettere immagini a distanza, si possono commentare immagini di altissima qualità. Faceva riferimento Giuseppe al problema dell'anatomia patologica, no? Ci vuole un occhio esperto per fare diagnosi di alcune situazioni inusuali. Oggi i sistemi di digitalizzazione e di trasferimento delle immagini sono talmente di buona qualità che uno anche da New York può guardarsi le immagini e commentarle e dare quel piccolo aiuto che serve all'operatore presente sul territorio per arrivare alla diagnosi migliore possibile, senza bisogno di costringere il paziente ad andare in anatomia patologica, prendere i preparati, portarseli a Milano, andare a fare la visita a Milano e poi. Andiamo a Laureana di Borrello, mestieri che stanno perdendo. Qual è quello del fabbro? Andiamo e facciamo visita a uno di questi. Lei è un fabbro che da 35 anni che lavora il ferro. Ecco, sì. Sono dei lavori che si stanno perdendo questi? Certo che si stanno perdendo. L'ultima generazione è la mia. Ecco, una volta si andava al mastro per imparare. Con pochissimi soldi, anzi niente poi certe volte.
Ecco, lei l'ha fatto questo. E io ho fatto questo. Quindi andava a scuola e poi andava a lavorare. E poi andava a lavorare. Una volta lo dovevo fare pure per comprare un paio di scarpe, perché era così. Non è come adesso, che adesso appena uno nasce ha già subito tutto. Ecco, se arrivava dal mastro, che si ti faceva fare il mastro? Ecco, e quando tu andavi la mattina o il pomeriggio, quando andavi a lavorare, cosa ti faceva fare? Aiutavo l'operaio, sempre un discepolo c'è sempre aiutando. E imparavi tipo così? Guardando ho imparato. Ecco, la prima cosa che ha fatto qual è stata? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Di tutto, verniciavo, antiruggine e basta. E poi piano piano? E poi piano piano con le mie idee sono andato dove sono arrivato. Vabbè, torniamo ai giorni d'oggi, che lei è un maestro che realizza veramente delle cose artistiche. Ecco, il battito del martello sul ferro. Includo nel martello. Ecco, come? Una cosa, un'armonia. Ma c'è un verso che si fa un verso? Una volta gli avi nostri prima battevano sull'incudine, adesso capita poco che si fa questo gioco, incudine e martello. Adesso si fa come mi viene, spontaneo. Ecco, lei fa anche delle opere artistiche anche per le chiese, ecco. Sì. Cosa ha realizzato, ecco, lei? Ho realizzato la fonte battesimale che avevamo visto prima. E ho realizzato dei portafiori, ho realizzato una croce a Stelletane, ho fatto un porta bacheca a San Rocco pure, un applique tutto pieno di rose, sempre fatto a mano. Ma ci sono giovani che si vogliono avvicinare a questo mestiere? No. Non ce n'è, è lavoro duro, è pesante, no, non tutti. Adesso vanno tutti in ufficio e basta. La fiera di Porto Salvo sarà presente uno stand espositivo alla fiera dell'artigianato in programma a Milano dal 3 al 10 dicembre. Una buona notizia per la Locride. La famosa festa di Porto Salvo di Siderno, ben conosciuta in tutta la provincia ma anche nella regione, sarà alla Fiera dell'Artigianato di Milano, che è in programma dal prossimo 3 al 10 dicembre. Come si sa, per Milano è un periodo particolare, poiché precede la festa di Sant'Ambrogio proprio il 7 dicembre col tradizionale mercatino. Uno stand sarà allestito per rappresentare Siderno e la sua fiera. Per la giunta comunale rappresenta un'importante vetrina nazionale e internazionale per fare anche da attrattore turistico alla città. Come scrive il sindaco Maria Teresa Fragomeni, diventa un'occasione importante per promuovere i beni culturali, artistici e culinari, ma anche quelli paesaggistici, favorendone la conoscenza a un ampio mercato di portata chiaramente internazionale. La Fiera dell'Artigianato, lo ricordiamo, si svolgerà a Rho, però parteciperà una delegazione di una decina di amministratori comunali sidernesi. Se necessita, si può ricordare il percorso storico della famosa fiera, che vanta una storia lunga oltre 204 anni, e nello scorso 2019 fu celebrato il bicentenario. Già da quell'epoca Siderno veniva considerato un polo commerciale, con un importante pontile nel quale attraccavano navi provenienti dalla costa amalfitana, che venivano a rifornire le attività commerciali di ogni tipo di prodotto, così la vocazione commerciale della città, che negli anni poi si è sviluppata, portata avanti da quella che oggi è una semplice fiera che attrae persone provenienti da tutta la provincia, ma che riveste un significato storico importante. Andiamo a Mongiana adesso e facciamoci preparare dei piatti con prodotti tipici del territorio dal nostro chef di oggi. Siamo con lo chef La Rosa Michele, siamo a Mongiana, ecco, tra Reggio Calabria e la provincia di Vibonetto. Ecco, qua si produce tanti salumi, tanti prodotti del territorio. Ecco, ma oggi cosa ci fa vedere lei dei piatti proprio del territorio? Del territorio, qui siamo ai piedi della montagna di Mongiana, le Serre, dove è un'alta collina di un territorio vocato alla pastorizia. Abbiamo le ricotte molto molto buone, gli agnelli portati al pascolo con le pecore tutti i giorni rigorosamente al pascolo, e ogni pascolo è stagionale e anche il prodotto poi sarà
tipicamente identificativo della stagione in cui pascolano. Poi nelle vostre cucine cucinate proprio i prodotti del territorio? Sì. Piatto tipico e core per il fungo? Piatto tipico, appunto, vicino alle serre, i funghi porcini. È la nostra carta d'identità, il fungo porcino. Noi abbiamo, storicamente, mio papà fa il ristoratore dal 1992, ha le famiglie di raccoglitori di porcini dove gli raccolgono i funghi porcini solo e esclusivamente per lui. Lo chiamano, le va a prendere, glieli pesa, li porta al ristorante e noi li trasformiamo per i nostri clienti. Oltre abbiamo visto i filet di salumi e di vostra produzione. Sì, partiamo dalla selezione della razza del suino, il maiorino nero di Calabria, il quale è la razza di cui noi siamo innamorati, anche perché ci identifica come territorio, e poi produciamo per noi stessi i vari guanciali, capocollo, soppressate. Quello che si va a realizzare del maiale. Esatto, esatto. Però vediamo i ragazzi della carne. Esatto, ecco, esatto, esatto. La vostra produzione. Esatto, abbiamo allevamenti qui vicino di razze di vitelli molto importanti. A noi ci piace lavorare la carne di qualità, quindi la scottona e cose di questo tipo. Poi le lavoriamo semplicemente con delle cotture veloci e semplici, perché quando la materia prima è buona di sé, meno la si manipola e meglio è. Non c'è altro che dire a chi ci sta guardando: venite al San Michele per degustare questi piatti veramente eccezionali. Noi ne sappiamo qualcosa perché l'abbiamo anche degustato. Grazie. Avvicinare la figura di Gioacchino da Fiore ad un pubblico sempre più ampio e a chi non lo conosce. Lo dice la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, presentando nel corso di una conferenza stampa a Cosenza, nella sede della provincia di cui la stessa Succurro è presidente, la seconda edizione del Premio Internazionale Città di Gioacchino da Fiore. La consegna del premio è in programma il 2 di dicembre nell'Abbazia Florenze di San Giovanni in Fiore. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Contro il silenzio assordante, un solo grido, stop al femminicidio, questo è lo slogan, e un appuntamento previsto per il 27 di novembre alle ore 18, Aula Magna, Liceo Scientifico, a Spezzano Albanese. E poi questa oggi una conferenza stampa di presentazione a Siderno per la 33esima edizione del campionato italiano seniores di surf casting, competizione di pesca sportiva di profilo agonistico che si svolgerà sulle spiagge della cittadina dal 22 al 25, quindi da oggi fino al giorno 25, che prevede la partecipazione di circa 220 atleti. E adesso i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziamo con Gazzetta del Sud, bilanci, corsa alla deroga, alcuni comuni calabresi ancora le prese col previsionale 2023. ANCI e UPI chiedono al governo di spostare la scadenza dal 31 dicembre al 31 marzo 2024. Tre notizie nel taglio alto, titoli sotto testata Reggio, mense scolastiche, via finalmente al countdown. E ancora Università Mediterranea, Reggio e Bergamo mettono a punto l'Erasmus italiano. Qui intanto il rettore Giuseppe Zimbalatti. Reggio, operazione dei carabinieri del NAS, la notizia che domina oggi in tutti i quotidiani calabresi, anziani maltrattati e abbandonati in una cassa di riposo abusiva, i due gestori agli arresti domiciliari. Manovra da Bruxelles, un sì con riserva per il deficit e la spesa, Giorgetti avanti con sano realismo. Sette paesi promossi, quattro bocciati, tra cui la Francia. Le priorità della città metropolitana, Falcomatà, un dossier a Salvini, a noi servono queste opere. Autostrada, alta velocità ferroviaria, viabilità interna, ricco l'elenco di opere pubbliche necessarie al territorio che il sindaco metropolitano Falcomatà ha presentato al ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. Qui vedete un momento dell'incontro. Gioia Tauro, un'industria Calabria di enorme valore, la presenza al porto di MSC e Governo e poi a Melicucco, prevalente il no sull'accorpamento con Lauriana per quanto riguarda naturalmente l'accorpamento della struttura scolastica.
Giulia ha visto il male per 25 minuti, donne nel mirino, l'agonia della 22enne veneta ferita a morte. Parla intanto il testimone. E poi in Parlamento la battaglia delle opposizioni su sanità e salario minimo, e poi banche e futuro, privatizzazione di Monte Paschi, uno stuolo di pretendenti. Chiudiamo col Quotidiano del Sud, l'inchiesta, la RSA abusiva degli orrori, cibo marcio e anziani con scabbia. Ai domiciliari una coppia di recidivi che aveva allestito una casa di riposo in un albergo dismesso di Gallico, pazienti in condizioni tremende. E poi l'inchiesta alle gomme, le denunce interne dei medici sui protocolli non autorizzati. Regione, bilancio, pronta una nuova manovra da 29 milioni. Poi calabrese alla guida, si dicono prudenti. Dagli altri automobilisti però si fidano meno, lo studio dell'ANAS. Rinascita Scott ora tocca ai presunti bugiardi, l'ipotesi falsa testimonianza per 17 persone, tra le quali l'ex giudice Marco Petrini. E poi l'udienza, il finanziere eroe ora sotto accusa, pensavo solo a salvare vite. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava le prime pagine, restituiamo la linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con temporali. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge e temporali. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie e riepilogo. Un cittadino ucraino, Orleski Vitali, di 28 anni, è stato arrestato a Reggio Calabria. Sul giovane dall'ottobre 2022 pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'Interpol per un omicidio commesso in Ucraina. Sull'omicidio della dottoressa Francesca Romeo si indaga senza sosta alla ricerca di una svolta che possa gettare luce sul caso. Movente uno screzio per dei terreni? Falcomatà ha consegnato al ministro Salvini un dossier sulle infrastrutture necessarie a collegare la Calabria con l'Italia. Bilanci 2024, comuni della Calabria in panne, ANCI e UPI chiedono una deroga agli enti locali calabresi. Difficilmente rispetteranno la scadenza del 31 dicembre. Ancora proteste nella vallata dello Stilaro per il fermo lavori lungo la strada SP9 che da Pazzano porta a Mangiatorella. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne di genere presso l'Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino di Caulonia.